Aspettiamo 12 mesi per dar loro il nome. 24 mesi per farti apprezzare l'armonia di sapori. 36 mesi oltre per offrirti la maturità. Parmigiano Reggiano, aspettiamo per darti l'eccellenza che ti aspetti. Tiffany, caffetteria, pasticceria, a Lugo. Fine pasticceria, mignon, dolce e salata. Pausa pranzo con piatti fatti in casa, specialisti in torte personalizzate da cerimonia. Praline e cioccolatine di nostra produzione, buffet e catering. E affrettatevi, da noi trovate l'esclusiva ricetta della torta di Sant'Ilaro sino a fine mese di maggio. Siamo in via Tellarini numero 1, a Lugo, aperto tutti i giorni. Idroventil, sinonimo di azienda specializzata nel risparmio energetico ed attenta alla salvaguardia dell'ambiente grazie ad impianti efficienti ma a basso consumo energetico. Idroventil effettua installazione, manutenzione, assistenza e conduzione di impianti termici, sia civili che industriali, di impianti di climatizzazione. Realizza impianti idraulici, termoidraulici, di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento, pavimento e soffitto. Inoltre aspirazione centralizzata, ventilazione meccanica, controllata, solare, fotovoltaico e geotermia. Idroventil si trova a Lugo, provincia di Ravenna, in via Gelso numero 62. Idroventil, una risposta puntuale e precisa alle vostre esigenze. La parola insieme per noi vuol dire molte cose. Prima di tutto persone con obiettivi comuni. Insieme è una parola solida, perché è la storia di tutti noi. Insieme è una parola che cresce quando crescono i progetti e la fiducia nel futuro. Insieme racconta le nostre storie e il futuro che scriveremo domani. BCC Ravennate Imolese. Il futuro. Scriviamolo insieme. Gruppo Margarita, progettazione, costruzione e vendita, propone una nuova realizzazione di 6 unità abitative in classe energetica A in via Livatino a Cotignola ed anche una nuova realizzazione di varie unità abitative in classe energetica A in Viale Europa a Lugo. Per informazioni 0545 28 83 29. Il Consorzio Agrario dell'Emilia, Agenzia Garden Cup di Lugo, vi aspetta nella nuovissima sede di via Piratello 108/3 a Lugo di Ravenna, con una vastissima gamma di macchine e attrezzi delle migliori marche: trattorini, tosa erba, decespugliatori, soffiatori, motoseghe, vitrituratori e poi robot da giardino, idropulitrici, generatori, macchine professionali per aree verdi, campi da golf. Consulenze preventivi gratuiti per la realizzazione di impianti di irrigazione, noleggio di attrezzature professionali, catenari e biotrituratori, arieggiatori, spandisabili, fesa ceppi, interassi, trivelle, rulli manuali, fornitissimo magazzino ricambi, officina assistenza con personale specializzato per il post vendita. Tra i nostri migliori marchi John Deere, Honda, Steel, Gianferrari, BCS. Consorzio Agrario dell'Emilia, Agenzia Garden Cup di Lugo, prodotti ed attrezzature per un orto DOC. Fratelli Gasperoni Arredamenti, l'arredamento su misura per la tua casa, cucine, soggiorni, camere da letto, soluzioni chiavi in mano per strutture turistiche e alberghiere, ristorante, negozi, bar, uffici, inoltre infisse in legno, alluminio e PVC, scuroni e persiane, blindati, zanzariere, porte, cancellette ed inferriate. Fratelli Gasperoni, poi grazie alla falegnameria interna, è in grado di realizzare mobili su misura e progettare gli spazi che desiderate col vostro progetto, avvalendosi della consulenza di un loro interior designer. Qualità nei materiali, negli accessori, nelle soluzioni usate e naturalmente nella lavorazione. Chiamateci per un preventivo gratuito. Concessionaria Peugeot di Lugo, la Tuga Giulio, vi invita presso la propria sede in via De Brozzi a scoprire la nuova gamma di autovetture e veicoli commerciali Peugeot. Tecnologia sempre connessa, agili da guidare e comode come non mai. Le nuove autovetture Peugeot motorizzate benzina, diesel, impianto GPL, tutte Euro 6, stravolgeranno i vostri abituali schemi, dandovi la possibilità di giocare con temi di personalizzazione, i decori interni, il numero di porte, i colori, gli allestimenti e scoprire di guidare un'auto che assomiglia proprio a voi. La Lattuga Giulio SRL inoltre tutela la propria clientela attraverso un contatto che garantisce tempi, modalità e prezzo bloccato fino alla consegna del veicolo nuovo. E poi c'è la formula Peugeot Finance. Siamo in grado di offrirvi le soluzioni personalizzate a condizioni estremamente competitive per le aziende. Soluzioni di leasing per ogni esigenza, una soluzione su misura. Vi aspettiamo da concessionaria Peugeot Lattuga Giulio a Lugo.
La rievocazione di contese estense e città di Lugo che andiamo a narrarvi si ambienta nel 1471, quando la città godeva di relativo benessere e di pace grazie alla guida illuminata di Niccolò d'Este prima e del duca Borso d'Este poi, il quale si trovò a passare proprio per Lugo di Romagna in viaggio verso Roma per ricevere da Papa Paolo II il titolo di duca di Ferrara. Il viaggio lungo e stremante lo convinse a pernottare nel castello di Lugo proprio nella notte fra il 13 e il 14 marzo, assieme al suo imponente e spettacolare corteo. Borso fu considerato sovrano magnanimo e illuminato, e proprio le parole di Lodovico Ariosto, scritte circa 40 anni dopo la sua morte, crediamo restituiscano bene ciò che i sudditi e le fonti locali pensavano del primo duca di Ferrara e degli anni del suo governo. Di questo signor splendido ogni intento sarà che il popolo suo viva contento. A leggere la letteratura del tempo, dunque, si ricava l'idea di una sorta di età dell'oro, nella quale Borso d'Este svolse il ruolo di arbitro della pace e della prosperità. Qual è il compito della figura della podestà? Praticamente è la figura da garante della manifestazione, di essere un super parte che controlla che venga rispettati i regolamenti, gli statuti della manifestazione. Tutte cose che sono state concordate con i responsabili dei rioni anni fa, e durante l'anno vengono magari fatti degli aggiornamenti sui regolamenti e di anno in anno vengono fatti dei piccoli dettagli, e a volte come quest'anno ci siamo giocati due giochi nuovi, nel senso che abbiamo ideato assieme a tutti il tiro alla fune femminile. Praticamente è una cosa unica come il tiro a quattro, solo che essere femminile abbiamo cercato di giocare questa carta e sembra che sia piaciuta. Abbiamo giocato anche un'altra carta, quella degli scacchi con le figure umane, è una novità. Avete anche disputato il Palio di San Franceschino con i giochi medievali, anche quello è stato un gioco molto riuscito, le uova in particolare. Sì, praticamente ci sono i classici giochi poveri, se si può dire, medievali e standard, che facciamo corsa nei sacchi, lancio con le bandiere, lancio di precisione. Poi quest'anno, così in conclusione, abbiamo detto ma facciamo un giochino, abbiamo preso delle uova, abbiamo cominciato a giocare, a tirarle, uno tirava, l'altro le prendeva, insomma ha fatto più successo il gioco delle uova improvvisato come chiusura della festa, quindi è stata anche lì una bella storia anche quella di San Francesco. Questa sera una sfilata molto particolare, dedicata a quello che successe anni or sono proprio qui nella città di Lugo. Sì, quando il duca Borso d'Este, partendo da Ferrara per andare a Roma per avere l'investitura, passò di qui perché era un suo feudo e si presentò alla città, la quale gli fece dei grandi onori, e dormì la notte qui. Ovviamente ci furono delle manifestazioni nei suoi confronti, di festeggiamenti, e noi cerchiamo in un certo modo di riproporre lo stesso ambiente del fine 1400, inizio 1500. Thank you.
serata si è presentata molto piacevole anche dal punto di vista meteorologico. Siamo riusciti a fare una gara sbandieratori, anzi trofeo giovanile Città di Lugo, molto molto importante, soprattutto perché ai bambini noi ci teniamo molto e riusciamo a tirare su le nuove leve, visto che personalmente comincio ad avere un po' di anni sulle spalle. La classifica, diciamo, delle gare che rientrano nel contesto del palio sbandieratori e musici è la seguente. Allora, nel singolo della terza fascia praticamente il primo classificato è Rione Cento con Pagani Paolo, mentre per la classifica grande squadra sbandieratori il primo classificato è stato il Rione Cento. Come musici il primo classificato è il Rione De Brozzi. Questa prima parte, diciamo la grande squadra, rientra nel contesto del palio sbandieratori, grande squadra sbandieratori, e palio musici, grande squadra accompagnamento sbandieratori.
Questa sera, oltre a coordinare il lavoro dei giudici assieme agli organizzatori della contesa estense, mi sono trasformato anche in atleta, infatti mi sono portato a casa il mio 90° trofeo all'interno del palio contesa estense, molto contento. Purtroppo il palio sbandieratori non è tornato a casa da noi, ma sono felice lo stesso perché il nostro gruppo sta crescendo e saremo ancora più competitivi quest'altro anno. È stata una bella serata insieme e noi abbiamo un motivo particolare per essere qui, era ricordare, anzi suonare con Alessandro, che l'anno scorso, poco dopo il palio dell'anno scorso, è scomparso prematuramente, e quindi abbiamo avuto piacere insieme agli altri rioni di avere un momento comune in cui ricordarlo, e poi abbiamo suonato questo tamburo. È stata una cosa importante, penso che la piazza abbia gradito, e volevo cogliere l'occasione per ringraziare la famiglia che ci è sempre stata molto vicino, e grazie Puccione, grazie Alessandro per tutto quello che ci hai dato. È stata una grande serata dopo la vittoria di ieri della grande squadra degli sbandieratori. Siamo riusciti a vincere anche il singolo e la coppia, e riuscendo così a giudicarci il palio sbandieratori, che è da 2009 che non riuscivamo a vincere. Sono molto contento per la squadra giovane che abbiamo, perché sono praticamente 2-3 anni che c'è stato un forte cambio generazionale, e vincere questa contesa non ci speravo dall'inizio, e ci è andata bene. Io sono Reo Moreno Tabanelli, responsabile dei musici del Madonna delle Stuoie, Rione, che per il terzo anno consecutivo ha vinto Brano Libero Chiarine, Brano Libero Tamburi e Palio dei Musici. Un'impresa quest'anno quasi impossibile, perché avendo perso ieri sera di tantissimo la combinata dei musici con gli sbandieratori, dovevamo recuperare una barca di punti, credo 9 o 10 per l'esattezza. Quindi recuperarli con i due brani, già per il secondo anno consecutivo, il recupero, perché l'anno prima eravamo un pochino messi meglio. Comunque, in conclusione, da 3 anni abbiamo portato a casa tutto. Poi volevo ringraziare tutti i musici, tutti quelli che lavorano nel rione, per la soddisfazione in cui siamo riusciti a portare, dalla sarta che lavora in cucina, da tutti quelli che ruotano attorno al rione Madonna delle Stuoie, perché siamo un'unica famiglia e tiriamo tutti per quella barca. Tradizione vuole che nel Rinascimento a Lugo venisse riconosciuta da parte dei frati carmelitani una dote per la ragazza più meritevole tra le più bisognose e meno abbienti in età da marito. Infatti, senza tale dote avrebbe davvero faticato ad andare in sposa. Il dono della dote alla ragazza che maggiormente si era distinta in città per le proprie virtù, la più aggraziata e artisticamente dotata, in altre parole ovvero la creatura più soave, era effettuato proprio durante le feste patronali in onore di Sant'Ilaro. Le prove erano come oggi inerenti il portamento, l'esecuzione di una prova di abilità, la lettura di un brano della Divina Commedia, dizione ed interpretazione, e l'allestimento di una composizione floreale. Sensazione a caldo della tua vittoria? Ero nervosissima. La prima prova, seconda, terza e quarta, come le hai affrontate?
Allora, portamento abbastanza bene, non dovevo essere seria secondo come mi diceva lei. Poi, quali ci sono state? I fiori, anche lì, che ero abbastanza tranquilla, visto che mia mamma mi ha aiutato a casa, così. Poi il gomito, anche il gomito avevo un po' di problemi a non incastrarmi le dita, però a parte... Ti eri allenata a casa? Eh sì, grazie a lei che mi ha fornito i gomitoli, mi ha detto come arrotolarli. E l'ultima prova? La lettura, avevo un po' paura perché avevo paura di andare troppo veloce oppure di inceppare. Sei allenata? Anche, sempre con lei che mi faceva leggere pian piano, mi diceva come fare l'intonazione, di stare tranquilla. Comunque io voglio bene ai miei ragazzi e quindi questo è un momento di gioco nel quale ci si inserisce meglio nei rapporti e si vivono queste cose insieme ed è sempre molto bello, oltre gli atleti. Però il regalo ti è piaciuto? Sì, molto, sono molto belli, due orecchini molto carini. Sarà una settimana, ci saranno giorni di grande attesa per questo momento, che è un momento in cui Lugo si ritroverà tutta dentro al suo monumento più prestigioso, che è il Pavaglione, per tifare, ognuno per il proprio rione, con grande sportività ma anche con grande passione. Ma io credo che i rioni si siano mossi come sempre molto bene, costruendo grande coesione al loro interno, confrontandosi anche con la città e cercando anche di allargare quello che è il loro giro. Mi pare che come sempre questo momento sia un momento di straordinario coinvolgimento a cui la città risponde sempre non solo con grandi numeri ma anche con grande voglia di esserci. Essendo il Duca Borso d'Este, magnanimo e di cuore generoso in questa sua andata in Roma, che fu l'ultima tra le grandiosità dimostrate nel corso del suo principato, volle che Roma stessa rimanesse, per così dire, ammirata. Gli camminavano avanti, due a due, 75 muli con valdroppe di valore, essendovene 25 di velluto purpureo, trinate d'oro. Con l'anno ducale in mezzo, indi seguivano li trombetti e li suonatori dei pifferi e di tutti gli altri strumenti usitati in quei tempi. E con sì regolato concerto che li sentirlo allettava e rapiva, comparivano di poi con vaga ordinanza 500 tra cavalieri, gentiluomini ed altre persone, di conto sopra generosi, cavalli tutti vestiti di panno d'oro, broccato. Compiuto il passaggio dei cavalieri, si vedeva il duco ancoresso a cavallo, col manto e berrettone ducale, con più paggi all'intorno. Dietro il duca seguivano diverse brigate di persone, ancoresse con abiti di panno broccato e tinto di vari colori, e questi erano i camerieri e gli scudieri di corte con altri. E gli ultimi che comparivano spettanti al corteggio erano 80 uomini a piedi, coperti di ricche e graziose livree, con 320 grossi cani, guidandone ognuno di loro, quattro legati con cordoni di seta, ancoressi di più colori. E le persone poi, per gli servigi bassi dei cavalieri ed altri, camminavano dopo tutti, ma mescolati e senza veruna ordinanza, sì nell'ingresso che fece il Lugo all'I 13 di marzo, che nella partenza seguita all'I 14 volle il duca onorare con questa nobile comparsa i lughesi. Egli pernottò nella rocca con li primari della sua comitiva e gli altri furono distribuiti nelle case dei cittadini e dei benestanti, e il trattamento che gli fece il pubblico fu di grandiosità e senza risparmio. Una partita di scacchi molto bella, quest'anno una grande scoperta di quello che è un gioco a cui era molto affezionato Borso d'Este, a quanto pare. Sì, era un gioco molto conosciuto nel Medioevo, un gioco che serviva a intrattenere le serate dei nobili, e di conseguenza abbiamo pensato di sostituire quello che era l'assalto alla rocca di questi ultimi anni con una novità assoluta,
su quello che era la piazza di Lugo, quindi una partita di scacchi naturalmente giocata al cospetto di Borso d'Este, proprio così per rievocare quasi a tutti gli effetti quella che poteva essere una serata di allora. D'altra parte non c'era televisione, luce elettrica o quant'altro, quindi in qualche modo anche loro dovevano passare le loro serate. Quindi con la collaborazione del Circolo Scacchi, Circolo Tondo qui di Lugo, abbiamo organizzato questa serata, anzi è stata organizzata prima una serata di vera e propria partita di scacchi, come tutti siamo, penso, chi sappia giocare a scacchi, abituati a giocare, quindi a tavolino, classico tavolino uno contro l'altro. Poi le più belle partite, quelle che hanno rappresentato un po' il frizzante della serata, sono state volutamente ripresentate qui in piazza e quindi ricostruita una scacchiera, stavolta a dimensioni molto più grandi, utilizzando non piedine di legno o di quant'altro materiale, ma utilizzando proprio persone umane, sfruttando i vari personaggi da tutti i rioni di Lugo. E quindi la partita come mosse, come dinamica, è stata realizzata umanamente da persone fisiche. Il tutto al cospetto, ripeto, di Borso d'Este e sotto la rocca del Pavaglione. La mia figura ha un lavoro che dura 365 giorni all'anno, perché appunto il palio ha bisogno di attenzione, di struttura e di passione. Comunque il maestro di campo deve redigere un programma e un'agenda di programma in cui nel dettaglio, sia come materiali sia come orari, ci sia scritto in modo specifico tutto quello che devono fare i rioni e tutto quello che devono fare anche noi di contesa, in modo tale che tutto il lavoro venga eseguito e non venga lasciato niente e nulla al caso. Sui quattro rioni quanti figuranti ci sono? È un numero imprecisato, nel senso che siamo veramente tanti. Quindi anche dalle situazioni e dalle uscite? Assolutamente, nelle varie situazioni che precedono al palio della Caveia, comunque i cortei sono un po' più ridotti, anche perché teniamo anche conto che esistono le quattro osterie, quindi i rionali devono anche dare attenzione a questa realtà. Si è voluto creare un altro dolce in parallelo alla torta di Sant'Ilaro, un dolce forse più gustoso, con anche ingredienti proprio nostrani, dei nostri tempi, e si chiama dolce rinascimento. Quindi a seguire quello medievale della torta di Sant'Ilaro, dove anche lì si era preso esclusivamente gli ingredienti di un tempo, le materie prime di un tempo, stessa cosa si è fatto evolvendosi. Con il Rinascimento abbiamo aggiunto a quello che poteva essere una base della torta di Sant'Ilaro nuovi ingredienti come l'amaretto e la cioccolata.
Il dolce rinascimento si compone di vari ingredienti come il riso, l'orzo, il farro, che vengono cotti nel latte con un pizzico di sale, del burro. Viene lasciato riposare questo impasto per un giorno intero. Il giorno dopo di nuovo lavorato con la ricotta, che viene passata finemente, sempre lavorata per renderla il più omogenea possibile, l'aggiunta di mascarpone e uova, uno alla volta, perché questo poi alla fine darà un colore dorato a questo dolce, a questa torta, che è molto cremosa. A differenza della torta di Chantilly, risulta ancora più cremosa, quindi viene messo in questa forma e cotto per 45 minuti a 175 gradi, riposare ancora, sformato, e con dei dolci riccioli di cioccolato viene ricoperta, e questo è il dolce rinascimento. Ci sono degli iscritti che fanno vedere che sia la ricotta, sia l'orzo, il farro e il riso erano già presenti nel Medioevo, quindi ancora prima del Rinascimento. Poi, sfruttando quello che è stato un po' l'evoluzione e la storia, con la scoperta dell'amaretto proprio in Italia, in Lombardia, si è aggiunto a questa base, a questi ingredienti storici, l'amaretto, che dà un sapore inconfondibile, perché si sente nella parte finale, nella base di frolla che viene creata e aggiunta insieme all'amaretto, poi con il cioccolato sopra determinano il gusto nuovo di questo dolce, perché sia amaretto che gianduia sono golosissimi. Il cioccolato riempie più gli occhi, perché questi riccioli che vengono messi al di sopra ne danno proprio la caratteristica e rendono ancora più appetibile un dolce che è già buonissimo di suo. Il dolce rinascimento si è voluto affiancarlo anche come periodo alla torta di Sant'Ilaro, quindi da noi, sempre in esclusiva, la trovate dal 1° di maggio fino a fine mese o su prenotazione, ma esclusivamente nel mese di maggio. Domanda: questi dolci si preparano e soprattutto si possono degustare così come dolci a sé stanti, o possono essere anche torte di compleanno piuttosto che di battesimo o di matrimonio, per volere fare un matrimonio un pochino all'antica? Questo potrebbe essere una scommessa per noi, perché la ricotta già la adoperiamo per torte da cerimonia, quindi provare... Una volta le torte di cerimonia erano di riso e ricotta, se non vado errato. Il riso poi è nato nel Rinascimento ed è poi un ingrediente base di questo dolce, quindi volerlo riscoprire, affiancarlo anche nella vostra torta di cerimonia potrebbe essere giusto provarlo. Noi ci mettiamo in gioco, e anzi, alla prima che vorrà prenotarlo da noi possiamo fare un grande sconto. Per quanto riguarda invece le sfilate per il giorno della caveia, quindi il clou della contesa estense, i figuranti possono anche essere un centinaio e oltre, e quindi mi diventa veramente difficile, impegnativo doverli, insomma, seguire tutti. A me piace pensare il pavaglione come un punto d'incontro dai quattro punti cardine della città: sud, est, ovest e nord. Allora, i rioni arrivano dalle proprie territorialità della città. Abbiamo un ordine che cambia da anno a anno a seconda del vincitore della caveia, del palo della caveia dell'anno precedente. Perciò cosa succede? In base a questa classifica disporrò tutti i vari cortei in ordine, appunto, di entrata, chiamiamola così. In questo caso e in quest'anno l'ordine di entrata sarà in questo modo: il rione De Brozzi, il rione Cento, la contrada del Ghetto e in ultimo, appunto, il rione Madonna le Stuoie come detentore della caveia. Cosa succede in questo momento? Che appunto l'ultimo rione che entra nella piazza del pavaglione deve riconsegnare l'ambitissima caveia, e ogni rione la presenta e la riconsegna a modo proprio. Poi dopo cosa succede? Nel momento in cui tutti i rioni hanno fatto la loro entrata, che
nelle loro entrate possono essere liberi di fare dei piccoli spettacolini all'interno della propria sfilata, chi fa una sbandierata, chi balla, chi cioè fa un balletto rinascimentale, insomma ognuno può avere un minimo di libertà nell'esprimere appunto questo giorno, anche perché appunto le maestre di sfilata si impegnano anche loro tutto l'anno proprio per creare il corteo storico della domenica. Dopodiché, entrato l'ultimo rione, chiaramente si sistemano ognuno nei propri posti e dal di lì incomincia il vero e proprio palio della caveia. In ultimo succede qualche cosa di molto rituale e quasi sacro per ogni rione, il giuramento. Sì, è una cosa molto, molto sentita, che comunque c'è anche nelle altre gare. È il giuramento del Zarlador, che è l'allenatore di ogni squadra dei tiratori. Quindi anche il Zarlador è una figura molto importante, molto sentita, perché è come il capostipite della tirata, perché è lui che incita i propri rionali a tirare quando è il momento, a dover star fermi quando è il momento, scruta le altre squadre in modo tale da dover beccare il momento giusto per dare la tiratina che magari lo porta a fare la vincita. È un tiro a quattro. Esistono tanti tiri con quattro squadre, ma quello della caveia è un po' particolare. Le quattro rioni si sfidano uno fronte l'altro, quindi un tiro incrociato. Sul tavolo di tiro è posizionata una ruota, una vecchia ruota di un carro agricolo. All'interno di questa ruota viene posizionato un perno. Sulla ruota viene posizionata la caveia, quindi questa raffigurazione tipica romagnola, dove sono l'anelle, il gallo, la caveia che veniva posizionata proprio sulla barra di traino degli animali. La caveia, a questo punto i quattro rioni vengono sorteggiati in quelle che sono le loro posizioni, quindi e anche posizioni di contrapposizione, quindi chi sfida, chi è l'antagonista del primo. Naturalmente il palio poi si svolge su sei tirate e in queste sei tirate ruotano i rioni uno nei confronti dell'altro, ma ruotano anche le loro posizioni sul campo di gara, quindi rispetto il tavolo. Sotto ogni rione sono posizionate delle pedane, quindi i tiratori tirano su pedane di legno, corda normalissima di canapone, ecco, e hanno naturalmente delle regole ben precise, quindi non possono appoggiare la mano, non possono appoggiare il sedere, non possono sdraiare la gamba, quindi è un vero e proprio tirata completamente diciamo in piedi, ecco. Il tutto assicurato da dei giudici che controllano uno per ogni rione. Sì, ci sono innanzitutto degli Zarladur, come vengono chiamati in dialetto, quindi i cosiddetti urlatori potremmo chiamarli, quelli che danno un po' il ritmo al tiro e buttano un occhio su quella che è la situazione delle squadre avversarie. L'altra cosa... In questo caso è quella di fronte. Quella di fronte, ma anche quelle laterali, perché naturalmente tirando a quattro
si tira sì contro la squadra avversaria direttamente di fronte, ma è altrettanto vero che nel tiro, facendo cadere il perno a destra o a sinistra della propria posizione, si possono avvantaggiare o sfavorire, diciamo, gli altri tre avversari. L'altra cosa, vicino allo Zarradur c'è il giudice, quindi un giudice per ogni linea di tiro, che osserva proprio il rispetto delle regole, quindi delle eventuali infrazioni che la squadra può commettere. Le infrazioni sono poi, diciamo, segnalate con bandierine di colore diverso, la bandierina bianca come prima infrazione, poi successivamente la rossa fino alla nera, che porta alla squalifica della squadra durante quella tirata. Beh, vince naturalmente chi raggiunge il maggior punteggio, il che vuol dire che per ogni tirata la squadra vincente acquisisce 3 punti, quella direttamente opposta 0 punti e le due laterali 2 punti caduna. Di conseguenza, alla fine delle 6 tirate vince chi ha il maggior punteggio. Ciao.
quest'anno come Palio Contese Estense, il vincitore del Palio Contese Estense porterà a casa, detta così un po' volgarmente, come premio del Palio Contese Estense 2015 la raffigurazione di una Madonna che è stata rappresentata su tela dalla moglie del presidente della Corte di Giovedia, che è una scuola d'armi che ci ha accompagnato in qualche evento durante tutto il periodo della manifestazione, anche con rappresentazioni proprio di scherma medievale all'interno della Rocca qui di Lugo. La rappresentazione è poi stata consegnata alla Contese Estense nella sua forma, chiamiamola grezza, quindi pittura realizzata, finita sul drappo, che poi doveva essere completato in tutte le sue rifiniture per poterla rendere presentabile o perlomeno montabile sulla struttura di un vero e proprio palio. Tutta questa attività di rifinitura, merletti e quant'altro, è stato realizzato dal maestro di campo di Contesa, la signora Marica Savioli. Una giornata molto importante per Lugo e per i lughesi. Per me era il primo palio e l'ho vissuto con la giusta emozione, una giornata molto intensa, molto bella, che ha visto anche una sfida piuttosto combattuta tra i due rioni principali e la vittoria meritata del rione Madonna delle Stuoie. Un complimento va senz'altro agli organizzatori e a tutti i rioni che hanno partecipato con straordinaria passione e forza di volontà. Dico grazie veramente per aver potuto realizzare questo palio tutti insieme in armonia, avendo anche risolto problemi dell'ultimo minuto, quindi tutti quanti collaborativamente ci siamo aiutati e supportati e abbiamo trattenuto qui i nostri cittadini, il nostro pubblico ad amarci ancora un'altra volta. Avete sentito il pubblico vicino di Lugo? Quest'anno l'abbiamo sentito vicino, l'abbiamo sentito più caldo, nonostante possa essere magari ripetitivo per alcune cose. Abbiamo visto che far scoprire a loro nuove realtà, nuove cose per quanto riguarda la nostra manifestazione è molto ancora più propositivo, quindi vogliamo migliorare tutto, vogliamo crescere col nostro paesino, con la nostra cittadina, che paesino è una bella cittadina, e grazie anche alla giunta che ci supporta, che ci aiuta, siamo qui a dimostrare che possiamo fare di più.